Il Teramo esce indenne dal Nespoli di Olbia con un prezioso pareggio e con un pizzico di sofferenza nel secondo tempo, quando ha rischiato sul palo di Pinna ma poteva far male in avanti con Bernardotto e De Grazia. È un punto comunque pesante che avvicina l'obiettivo salvezza. Inizialmente Guidi deve rinunciare a Bernardotto, c'è D'Andrea al centro dell'attacco, out Pinto infortunato, 3-4-3. Nell'Olbia Canzi in avanti si affida al trequartista bianco alle spalle del tandem offensivo Ragazzo Udò, 3-4-1-2. Il primo tempo si gioca su ritmi blandi e in grande equilibrio, senza che entrambe le formazioni dimostrino di voler rischiare. Al terzo ci prova Fiorani, gran mancino dal limite, palla fuori non di molto. Al 17° una bella incursione di Mordini in area, il traversone libera la difesa sarda. La risposta dei padroni di casa arriva dopo 27 minuti con l'unica conclusione di Ragazzu, vola Perrucchini a deviare la sfera in corner. Una prima frazione povera di emozioni, solo qualche tiro dalla distanza e difese attente, si chiude in parità 0-0. Il secondo tempo regala più sussulti, subito fuori Bernardotto e Rosso per De Grazia e Malotti, non cambia il Teramo dal punto di vista tattico, sempre 3-4-3, il Diavolo però ci prova con più convinzione a cercare la via della rete. Al 54° il colpo di testa di Bernardotto, la sfera di poco al lato, e al 65° ancora di testa Bernardotto che spedisce alto da posizione importante. Un minuto dopo arriva la conclusione di D'Andrea che si perde di poco fuori. La risposta dei locali non si fa attendere. Al minuto 67 con Emerson dalla distanza, sfera sopra la traversa, e al 72° l'Olbia con Mancini da posizione davvero ragguardevole spedisce fuori. L'occasione più ghiotta la falliscono i sardi al minuto 77 con il palo clamoroso di Pinna e Perrucchini quasi battuto. Scampato il pericolo, il Teramo si riporta in avanti e con De Grazia fallisce un'importante chance, il sinistro fuori. L'ultima possibilità, l'83°, Perrucchini respinge il tiro di Ragazzu. Nonostante i 3 minuti di recupero, il risultato non cambia, finisce 0-0, un risultato che dà continuità ai biancorossi e che può accontentare entrambe le formazioni alla fine, che mantengono un'istanza di sicurezza di 4 punti sulla zona play-out. E alla fine un grazie caloroso ai ragazzi della Curva Est da parte di Guidi per aver sostenuto ancora una volta i propri beniamini. E domenica di nuovo in campo alle 14:30 contro la Carrarese.